con Cinzia parliamo dell'oro nero. Cinzia. L'oro nero, sì, parliamo di petrolio, il greggio è in caduta libera, potrebbe addirittura arrivare ai 40 dollari, ai 40 dollari, sotto i 40 dollari al barile. Noi lo chiediamo a Tiberio Graziani, che è presidente dell'ISAG, Istituto di Studi di Geopolitica. Allora, intanto parliamo di noi, no? Si abbassa il prezzo del petrolio e qual è il riscontro, l'effetto sulle pompe di benzina, nell'elettricità, nella vita quotidiana di ciascuno di noi? Allora, nella vita quotidiana però non ce ne accorgiamo, c'è stato un decremento ovviamente del costo dell'energia alla pompa, della benzina alla pompa, che si attesta intorno al 14%, che non è confrontabile invece con circa il 53% del calo della risorsa energetica. E questo è dovuto a diversi motivi. In Italia se ne sente di meno anche per quanto riguarda le accise e le tasse, che gravano per quanto riguarda la benzina intorno al 66%, per quanto riguarda il gasolio al 61%. Quindi è una parte che è dovuta anche a questo fatto che non ce ne accorgiamo subito. Un altro aspetto che va considerato è che la benzina che noi acquistiamo chiaramente appartiene a delle riserve. E quindi, tutta certo. L'energia, e quindi c'è tutto un discorso dietro, per cui stiamo in una fase ancora di equilibrio. Se il costo non aumenterà, è chiaro che ce ne accorgeremo ancora di più. Allora, ma parliamo un po' della guerra del petrolio. Cosa c'è dietro questa guerra del petrolio? Perché da una parte c'è l'ISIS che guadagna delle cifre enormi dal traffico di petrolio e ci chiediamo chi sono gli acquirenti. Dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti che parlano di un momento in cui loro non avranno più bisogno di acquistare il petrolio. Sì, ma per quanto riguarda l'ISIS è un'organizzazione, possiamo dire, più che altro, che tenta di istituzionalizzarsi come Stato vero. E questo infatti sono riusciti per quanto riguarda la sovranità territoriale su una grande parte dello spazio medio orientale. E chiaramente, come uno Stato, ha anche delle risorse. Una di queste risorse è chiaramente quella del petrolio, quindi dell'energia. Chi acquista? Ebbene, acquista, e ci sono degli intermediari ovviamente, chi acquista è chi ha bisogno di energia, e tutti al mondo hanno bisogno di energia. Non possiamo dire esattamente chi acquista il petrolio perché non abbiamo gli elementi, però evidentemente dal punto di vista di controlli finanziari ci si accorge che c'è qualche cosa che non va. Quindi, penso che parecchi stati e parecchie organizzazioni di intermediazione, insomma, fanno incetta di questa energia per poi dopo controllare il mercato facendo guadagnare più di 3 milioni di dollari al giorno all'ISIS, che è pazzesco. Queste sono diciamo, delle valutazioni che non prenderei molto sul serio, nel senso che forse sono un pochino pompate, però ecco, però effettivamente controlliamo con gli Stati Uniti invece, sì, che hanno detto che loro non avranno bisogno di acquistare petrolio. Gli Stati Uniti hanno portato avanti una campagna di promozione per lo shale gas, vale a dire per l'energia in forma gassosa che si estrae che viene fuori, si libera dalla frattumazione delle rocce. Sì. I loro discorsi fino a un paio di semestri fa, fino allo scorso anno, era questo: dobbiamo egemonizzare il mercato dello shale gas nel biennio 2015-2017. Ciò non si avverte ancora per un semplice motivo, che è sempre quello del crollo del petrolio. Il crollo del petrolio ha prodotto proprio questo qui, e dato che è stato causato dall'Arabia Saudita, che aveva fatto un'assunzione, aveva sempre detto nel corso dello scorso anno che non avrebbe passato il costo del petrolio al barile, poi lo ha fatto in maniera drammatica, e quindi parecchi investitori americani si sono fidati. Adesso vedremo che cosa succede però prossimamente. Grazie a Tiberio Graziani, e adesso